Buongiorno, signora Beltramini. Oh, servitrice umilissima del signor Conte, con sta gara come andarne? Mi è stato detto che nel vostro albergo sono giunti ieri dei virtuosi cantatori e degli attori. È vero? Eh sì, signor. Un cantatore sopranista e due donne, una cantatrice e un'attrice. Il sopranista chi è? Un certo Carluccio. Detto Cruscarello? Mi pare sì, signor. Lo conosco. Lo chiamano Cruscarello perché canta imitando il famoso castrato Farinelli. È un giovane che ha qualche abilità, ma è impertinente all'eccesso. Io lo proteggo perché se vuole può rivenire qualche cosa di buono, ma per renderlo un po' ragionevole non c'è altro rimedio che trattarlo duramente e umiliarlo un pochino. E la virtuosa, chi è? La cantatrice se la signora Lucrezia Giuggioli, fiorentina detta l'Acqua Cedrataia. Acqua Cedrataia? Che diavolo vuol dire? Ma come, signor Conte, lui, che sei uomo de mondo, non sa che in Firenze i caffettieri si chiama Acqua Cedratai? E sarà probabilmente figlia di una di tal professione. Sarà, è brava. Ah, non lo so, signor, non avevo mai sentito cantare. È bella almeno. Oh, non che sei mal. Si potrebbe farle una visitina. Sto là, in qua camera. Ma, signor Conte, sei troppo di buon'ora adesso. Come? Ancora dormi? Ho sentito che sei desta, ma che vorranno 2 ore almeno prima che sei in condizione di ricevere visite. Vorrà lisciarsi. Oh, se so dubbio, può essere. Se lui la vedesse adesso da qui a 2 ore, non riconoscerebbe più. Bene, verrò più tardi. Fatela intanto l'ambasciata, ditele che un cavaliere desidera riverirla. In confidenza, la signora Lucrezia mi ha fatto l'onore di dirmi che le procurassi di far la conoscenza con qualche signor cavaliere. E lui dunque può venire liberamente a offrirle la sua protezione. Ah, della protezione ne avrà da me quanta ne vuole. Ma se cadesse di piluccarmi si inganna. Io pratico le virtuose, le attrici. Le assisto, procuro i loro vantaggi, le soddisfo. Voi mi intendete? Ma del mio non ne mangiano. Ma bravo! Fa benissimo stare allerta, signor Conte. Sento un caso che si capita in questa mia locanda 3 giorni or sono a un signor bolognese che aveva speso quanto poteva, e più che poteva, per una giovane virtuosa di canto. Essendo questa stata chiamata per una recita a cantare in altro paese, e aggiunge qua dal medesimo servia accompagnata. I pranzo insieme e dopo aver pranzato la giovane domanda dell'acqua per lavarsi le mani. E asseava e s'accosta alla finestra e butta l'acqua in canale e volgendosi all'amante lo guarda e ride, ride e che fa anche sto bel complimento. Ora non sono più in Bologna, sono in Venezia, mi lavo le mani e getto in canale la memoria di tutti i bolognesi. E il povero galantuomo, afflitto, resta immobile qualche tempo senza parlare. E poi, ingrata! E piagnucola, merito molto di peggio, non mi vedrete mai più. Beh, ci ho detto, sembra come un disperato. Ea lo accompagna da nuovo con una sola innerisata. Povero uomo! Queste virtuose avvezze a mutare paese, sono pronte a cambiare una passione a settimana. E non è poca cosa se uno può dire Natale mi fu costante per 15 giorni. Ma l'altra, l'attrice, chi è? Sei la signora Tina De Cavalieri, detta La Cortese, or giunta da Napoli. E appare un pochetto esaltata, e voglio dire, ripiena di passione. Pa, che voglia ritrovare un amante perduto o cercare scrittura e come voce recitante. È bella di voce e di come mi intendete. La intendo, signor Conte, la intendo. Una vera signora. Mettetela in vista, pure lei voglio conoscere. E come lo vuoi? Locandiera! Locandiera! E correte qui da me, presto! Ma, la sente? E se sei appena svegliata e già mi cerca. Cosa vorrà? Vado a vedere. E con sua buona licenza. Forse è meglio che questa qui non la veda, almeno per ora.
Boccio, vi riverisco, ben tornato da Genova. Com'è andata la vostra recita? Siete contento di quel paese? Oh, mai più a Genova, nemmeno se mi ci tirano con le catene. E perché? Quell'impresario mi ha trattato così male che se più ci torno mi contento d'essere bastonato. Io solo ho sostenuto l'impresa. Tutti erano incantati dalla mia voce e l'impresario, avaraccio ingrato, voleva costringermi a cantare tutte le sere. Io, che ero innamorato morto della prima donna, quando ero da lei trascurato non potevo di certo cantare. Lui lo sapeva, dannato, e invece di compatirmi per dispetto voleva costringermi a cantare di continuo. Sentite un po' cosa mi ha fatto quel cane. Mi ha imposto per legge che ogni aria che io avessi lasciata mi avrebbe levato 2 zecchini dal mio onorario. Onde, per non ridurmi a recitar per nulla, sono stato costretto a cantare di continuo fino a diventare afono e a raschiar catarro. Bravo impresario! Benedetto impresario! Se tutti voi altri virtuosi foste così trattati negli impresari, ah, quanto sareste meno svogliati e meno raffreddati! Un galantuomo va a spendere il suo denaro credendo di godersi la bella voce del signor Canarino, del signor Usignolo. E lui, perché la bella quel giorno non l'ha guardato, si sente male, chiama lo speziale, non può cantare, corbella l'uditorio, la gente se ne va e l'impresario lo paga. Oh, bella giustizia! Benedetto sia un'altra volta questo impresario genio. Ma queste ragioni non servono con un virtuoso della mia sfera. Non per nulla mi chiamano Cruscarello, il milionello del grande farinello. Canto quando ne ho voglia e una volta ha da valere per 100. Se fate così, signor Carluccio amatissimo, anche se vi fate chiamare Cruscarello, sarete poche volte impiegati. Ma io non cerco nessuno, sostengo il mio grado e gli impresari hanno più bisogno di me che io di loro. Bella davvero! Siete ancora spiantati e cominciate già a strapazzare le imprese. Finora è vero, non ho ammassato gran ricchezze, ma sono ancora nel fiore e con l'andare del tempo matureranno le nespole. Conquistatevi prima dei fondi e dei denari, poi fate anche voi quello che fanno gli altri. Allora potrete dire, come Farinelli, voglio 1000 zecchini e canto quando e quanto voglio. A proposito, ora come state a danari? E ora non ho un quattrino. E ho lasciato il baule in pegno al corriere. Favorisca, signor Conte. Avrebbe l'occasione di procurarmi una recita. Volete andare a Mantova? Oh, a Mantova, perché no? Ma come primo sopranista. E come secondo? Oh, questo poi no. Il primo è già provveduto ed è uno di altissima sfera. Io non cedo a nessuno. Mi fate ridere. Per la vostra voglia dovrei lasciarvi lì e non impacciarvi con voi. Ma mi fate compassione e voglio farvi del bene, benché non lo meritiate. Considerate che il tempo è avanzato, che se non accettate questa recita per quest'anno potreste restare a bocca asciutta. E quanto danno d'onorario? So che l'anno passato hanno dato al secondo sopranista 100 zecchini, ma quest'anno, con la crisi... Ebbene, che me ne diano 300 e accetterò la recita e la prenderò come una villeggiatura. Vi sto dicendo, quest'anno hanno moltissime spese e non possono superare i 50. Ma che vadano per quella somma a contattare somari? I pari miei non cantano per 50 zecchini. Bravissimo. E se restate senza far niente? Ma mi spiacerebbe, per non esercitare la voce, naturalmente. Volete 50 zecchini, sì o no? Tutto ciò che posso fare è di contentarmi di 200. Non c'è rimedio, il prezzo di 50 zecchini è fissato. Forse, per stavolta voglio recitare per nulla, che me ne diano 100. Non se ne parla. Che me ne diano 80! Devo proprio dirvelo? Mi avete
ti saluto. Oh, no, 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 per carità, per carità, per carità, non ti canto. Quando si tratta di fare un piacere al signor Conte, accetterò i 50 zecchini, ma voglio per onore la scrittura simulata di 500 e la firma garantita di un banchiere. Bene, per contentare la vostra voglia, la scrittura si farà come volete, ma per la paga rispondo io. Ah, ecco, non si potrebbe avere qualche danaro in acconto? Scriverò all'impresario. Non potrebbe favorirmi lei? Non sono io quel che paga. Ma mi presti almeno 6 zecchini? Ho da andare altrove, mi aspettano. Ne parleremo. Se mi fa questa grazia? Sì, sì, ci rivedremo. Signor Conte Lasca, si rifiuta di darmi 6 zecchini in prestito, come se fossero una gran somma. No, li spendo in una merenda. È vero che ho dei debiti, ma li pagherò o non li pagherò? Anch'io, come dice il proverbio, col tempo e con la paglia, se vado in Portogallo, se vado in Russia, se vado in Francia, porterò via dei tesori e tornerò ricchissimo. E che venga allora il signor Conte Lasca a procurarmi una recita per 50 zecchini. Mi pare che la signora Tina sia ancora esaltata. Mi vuol ripetere un solo lamento d'amore. Tornerò da lei a più tardi. Oh, signora ostessa. E locandiera per servirla. Mandate a prendere il mio baule alla posta di Bologna. E sarà servito, ma... Me lo daranno liberamente? Non lo daranno, e fate dare 2 zecchini al cocchiere che gli devo per il viaggio. Favorisca. E fate dare 8 lire di mancia agli uomini della barca corriera. Favorisca, dicevo. Fate presto, signora stessa. Locandiera per servirla. Dicevo, mi favorisca danaro. Ma fate voi, che pagherò tutto insieme. Ma a me ne perdoni. Mi conoscete voi, signora stessa? Locandiera che godito e ripetuo, e non ho l'onore di conoscerla. E ho conosco, purtroppo. O stesso locandiera che siate, siete una sciocca se non conoscete gli uomini della mia sfera. Oh, credo benissimo che lui sia un virtuoso de merito, de stima, ricchissimo. Ma mi dopo danari con nessuno. Sciocca! Io non vi domando danari in prestito. Media dunque le 56 lire. Oh, corpo di banco, mandate a prendere il mio baule. Mi non manderò a prendere proprio niente. Oh, meritereste che me ne andassi dalla vostra osteria. La mia locanda non ha bisogno di nessuno. Mandate a prendere il mio baule. Me meraviglio dea. Mi meraviglio di te. Cosa se questo te? Te, tu, ti tratto come tu meriti. Parli ben, come me. Cos'è questo strepito? Signor Carlucci, ma che cosa avete? Oh, la mia Lucrezia, la mia Dea, la mia Regina, come state? Avete riposato la notte? Poco bene, la mia camera è sopra il canale e l'odore di canale mi offende. Oh, signora stessa, bisogna cambiare camera, madama Lucrezia. Mino con altre camere da darghe, e chi non sei contento se farò d'andarsene. Soprattutto lui, signor, col ciappa la mia gran locanda per un'osteria. Via, via, siate buona, mi preme che questa bella virtuosa sia contenta. Se vuole, le cederò la mia camera ed io mi trasferirò nella sua. Vedrete, signora, che sarete contenta. Forza! Fate trasportare la roba di madama Lucrezia nella mia camera e mandate a prendere il mio baule! Animo, signora stessa! Ah no? Scusate, signora locandiera! Mica dico liberamente! Mia bella! Se vi contentate, pranzeremo insieme! Oh sì, sono contentissima. Star sola non mi piace, è la vostra compagnia. Amica, avete sentito? Buon pranzo, buona cena. Soprattutto buon vino e buoni cuori, del buono e del meglio che dà il paese.
Noi virtuosi siamo avvezzi a vivere con magnificenza e voglio che stiamo bene quel poco tempo che ci tratteniamo qua, aspettando l'occasione per una buona recita. Ma io, per dirvi la verità, non posso fare grandi spese. Ma non vi preoccupate, lasciate fare a me. Voi siete la mia principessa. Pagherò io. Amica, avete sentito? Parlevo già. Ma fate onore alla vostra gran locanda! Celebre, famosa, rinomata non solo in Venezia. Voi siete la prima locandiera d'Europa. E noi siamo due cantatori, due virtuosi che vi possono far del bene. Ma tutto questo, mi scusi, non mi fa proprio niente. Mi infasto col mio e non ho già... Animo, animo! Meno charme e più rispetto. Mia cara carezzina, volete che andiamo a divertirci? Come vi piace. Volete una gondola? Oh, avete sentito? Mandate a prendere una gondola a due remi. Oh, che manda a prenderlo, signor. Oh, ecco il conte. E signora, un cavaliere desidera riverirla. E chi è quel cavaliere? Il signor Conte Lasca, amico e gran protettore dei virtuosi e degli attori. Conte Lasca, aiuto! Madama, l'onore di rivedervi! Ma com'è che è partito tutto d'un tratto? So per me perché se partio, e il conte che fa paura. Ma io vorrei sapere, il signor conte mi farà cosa graditissima. E dite, è ricco? Oh, se persona comoda, molto molto comoda. È generoso? Oh, in questo non so che dirle. Lascio a lei la cura di sperimentarlo. Vado a dirvi che entri. In un paese nuovo avrei certo bisogno di far capitale di qualcuno. Con Carluccio ve poco da sperare. Molto fumo e niente arrosto. Servitore umilissimo della signora. Serva sua, riverente. Scusatemi se mi sono preso l'ardire. Anzi, mi ha fatto grazie il signor cavaliere. Si accomodi. Voi siete fiorentina, a quel che vi dicono. Per servirla. E il vostro nome è Lucrezia. Oh, sì, signore, Crezzina, per obbedirla. È molto tempo che fate questa professione. Ma non può essere molto tempo. Lo può ben vedere dalla mia età. Ho cantato a Pisa e subito volevano fermarmi per Livorno, ma io ho voluto uscire dal mio paese per farmi sentire in Venezia. Posso procurarvi una buona recita in Venezia, in Lombardia o in qualche altra parte. Conosco tutti gli impresari più rinomati, tutti questi mezzani di virtuosi e virtuose. Mi adopero con tutto lo spirito per favorire chi merita. Spero che ella non sarà malcontento della mia amicizia, della mia abilità. E che i suoi amici la ringrazieranno? Ne sono sicurissimo. Siete soprano o contralto? Oh, signore, ma che cosa dice? Mi vergognerei di cantare contralto. Soprano, sopranissimo. E delle mie voci se ne trovano poche. Ciò mi consola infinitamente. A Pisa avete recitato come prima o seconda donna? Le dirò, signor conte, era la prima volta che usciva dalla buccia. A quel babbeo di impresario mi diede una piccola parte, ma quando mi sentirono, m'ebbero in tanta e tale stima che cacciai la prima donna sulle tavole. Quando cantavano gli altri, tutti facevano un gran baccano, ma quando cantavo io c'era un gran silenzio e poi battevano le mani come disperati. Se la ricordano ancora, quell'aria meravigliosa, spiegando i suoi lamenti se un va la torturella. Vorreste avere la bontà di farmi sentire questa arietta? Io la servirei volentieri, ma il cervello che mi ha fatto portare in camera la locandiera è scordatissimo. Che importa, vi ascolterò senza cembalo. Ma scusi, io non canto senza strumento, e che mi ha preso per una cantarina da dozzino. Scusatemi, non andate in collera. Cantate o non cantate, sono vostro buon servitore. Ma per vostra regola, io stimo le virtuose che sono compiacenti e che non si fanno pregare. Oh, io sono certo di quelle. Anzi, mi picco d'essere compiacentissima. Se è così, fatemi il piacere di cantare qualche cosa. Oh, scusi,
raffreddata. Bravissima, me l'aspettavo. Il raffreddore, la solita scusa. Ma no, davvero. Se ella mi farà l'onore di venire in camera mia, vedrà che sono sincera e compiacente. E il mio debole qualche volta di esserlo anche troppo. Mi creda, so essere riconoscente con chi è buono con me. È giovane, ma sa già il suo mestiere. Vi assicuro, signora, che di me potrete fare tutto quello che vorrete. Sono buon amico e quando mi impegno non manco. Favorisca, avrebbe per le mani un buon parrucchiere per rassettarmi il capo. Oh, di questi non conosco nessuno. Io mi faccio rassettare dal mio cameriere. E non mi potrebbe favorire del suo cameriere? Non è buono per rassettare le donne. Signore, è un calzolaio. Potete chiederlo alla locandiera. So che ne ha uno che è buonissimo, ma io non so dove abiti né come si chiami. A quel che vedo ci batto il naso contro un muro. Con me niente da fare. Riverente, mi inchino alla signora Lucrezia, servo del signor Conte. E chi è costui? Com'è che mi conosce? È il signor Nibbio, galantuomo provato e sperimentato, gran conoscitore di teatri, sensale e famoso, di virtuose e virtuosi attori e attrici. Tutta bontà del signor Conte. Amico, se voi avete occasione di impiegare una virtuosa, vi assicuro che questa signora ha un merito infinito. Voce portentosa, chiara e netta come un campanello d'argento. Sa perfettamente la musica e soprattutto non è mai raffreddata. Il signor Conte mi corbella un poco. Questo è un buon capitale. È un portento, ve lo assicuro. E non è di quelle che cercano di incomodare gli amici. Le ho offerto un calzolaio e un parrucchiere, lei per delicatezza li ha ricusati. Non ti venga la rovella, che chiacchierone di primo grado. Signor Nibbio, io sono una che quando parla, parlo di cuore. E se farà qualcosa per me, ne sarò certo riconoscente. Oh sì, ve lo assicuro, è generosa. Qualche volta, quanto dice, anche troppo. Ma non con tutti, signore, non con tutti. Io invece sono lo stesso con tutte. Su via, signor Nibbio, diteci quel che avete da offrirci. Per la verità, ieri mi è capitato un incontro straordinario. Una vera sorpresa. Lo confiderò solamente a lei, signor Conte, ma... Silenzio, per l'amor del cielo, silenzio. Non voglio che si sappia in giro. Ah, io non parlo. Oh, sono donna e giovane, ma sto tenendo i segreti. Sentite dunque. Un turco, negoziante famosissimo delle Smirne, giunge in Venezia con una sua nave per spacciare le sue mercanzie. Alcuni amici suoi, non so se per ozio o per qualche interesse, gli ficcano in capo che sarebbe un buonissimo affare per tutti se conducesse alle Smirne una compagnia di virtuosi e di virtuose per fare un'opera di musica in quel paese. Gli fanno osservare che in quel porto vasto e mercantile c'è una quantità prodigiosa di francesi, inglesi, italiani e spagnoli, ma non v'è un pubblico divertimento e che questa novità farebbe del merito ad un uomo di spirito come lui e potrebbe far la fortuna di qualche suo dipendente. Se lui non si appropriasse di tutto l'utile immenso che produrrebbe una tale impresa. Il turco, che è galantuomo, che non è avaro come i nostri mercanti, aderisce all'impresa e si tuffa nell'impresa. I suoi amici gli consigliano di fare del meglio per che possa fare ed io ho l'incombenza di provvedere tutti i musici e le virtuose. Credo che i primi che andranno in quei paesi porteranno via bauli pieni di zecchini. Per il rispetto che ho per il signor Conte, vengo a fare la prima proposta a questa virtuosa, per la quale lei professa tanta parzialità e stima. Oh sì, questo per me sarebbe il miglior affare del mondo. Vedete, signora, quanto vale la mia amicizia. Sarò per voi obbligatissima e docilissima. Oh sì, a parole mi par proprio generoso. Siate sollecito, signor Nibbio, il tempo è pericoloso. Se avete autorità di fare la scrittura, accordiamo il prezzo e facciamola subito. Il turco si fida di me, ma prima voglio che senta questa virtuosa, prima che la fermi, che non dica un giorno che l'ho gabbato. Non ha alcuna conoscenza di questi affari, ma voglio che sia contento. Bravo, così mi piace. Conducetelo qui e la signora Lucrezia canterà e stupirà il turco cantandogli quella bellissima aria, spiegando i suoi lamenti. Sembala tortorella.
Ora mi fa proprio venire il moscherino. Se verrà sarà ben ricevuto. Ma mi spiace che il cembalo è scordato. Signor Conte, favorisca almeno mandarmi un cembalaro ad accordare il mio strumento. Ve lo manderà il signor Nibio, conosce molti valenti artigiani. Mandate un cembalaro a madama. Spilorcio cacastecchi. Lo manderò subito, ma prima vado a cercare il buco, perché la cosa è colosa e deve essere un buon negozio anche per me. Farò il direttore dell'opera e tra l'onorario e gli incerti, se le cose van bene, spero di tornare ricco e di poter fare l'impresario. Chi ha preso il gusto del teatro una volta non sa staccarsene finché vive. Io, se in fin dei conti resterò senza nulla, pazienza. Tornerò a fare il sensale come ho cominciato. Un'ottima occasione. Obbligatissima, ma a dire il vero non le è costata una gran fatica. Già cominciate ad essere riconoscente alla vostra maniera. Mi pare che io abbia fatto poco, ma di ciò non ne ho a male. Conosco molto bene il vostro sesso ed il vostro mestiere. Sono un uomo sincero, perciò vi parlo con libertà. Non desidero niente da voi né dalla vostra liberalissima compiacenza. Io faccio del bene, me ne compiaccio e mi diverto. Stimo chi merita, sono amico di tutti e in particolare della brava, eccellente e compiacente signora Lucrezia. Con rispetto. Che ti venga il pistolo, il protettore sguaiato. Fatti gli scongiuri se andrò alle Smirne. Troverò certo di quelli che si fanno un merito ad essere liberali con me. Nella musica non sono ancora valente, ma in altro genere non cedo nessuna. So obbligare con grazia, so unire l'onestà alla compiacenza e so pelare la quaglia senza farla gridare. Signora, l'ho appena sentito in camera vostra. Ah, sì, sì, no, ma questa è una variante di primo teatro qui in Venezia. Sentite, sentite con quanta passione e con quanta verità recito questo carne d'amor perduto. Bel cavaliero, mio unico bene, volano voi parole mie d'amore. Lontano voi siete. Ma dove mai sarà finito sto cavaliere? Ma vicino al mio cuore, ancora vi voglio. E così a spera la cuoreca. Perché da me fuggiste, bel cavaliere? Andaste forse a Venezia, quando vi parlo male. Beh, con tutte quei bei tosi in maschera. Per lenire le pene che io per troppo amore ho inflitto. Ma che, il bel cavaliere aea lo che gadare? Tornate, mio bel cavaliere, insieme a cavalcare fuoco d'amore, tutte in brucia. Che a forza di brusarlo che vada tutta in fumo. Sola, mi consola ricordare i vostri baci, le carezze e l'ardor di cavaliere con cui notte e dì il mio fior coglieste. Forza di brusarlo che vada tutta in fumo. No! Oh. Tornate da me, bel cavaliere, insieme a cavalcare fuoco d'amore, tutt'entro mi brucia. E la brusa tutta. Tornate, bel cavaliere, insieme a cavalcare fuoco d'amore, tutt'entro mi brucia. Che a forza di brusarlo che vada tutto in fumo. Oh. Beltranima, Beltranima, me ne vado. Signora, 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 venga, 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 venga signora, voglio dirle per consolazione sì. Che un altro cavaliere sa che è qua giunta e magari domanda che ne voglia conoscere. Un altro cavaliere mi vuol conoscere? Oh beh, beh finché troverò un mio cavaliere e allora la cosa si può fare, ma chi è? Il signor
dici? Se hai certe scritture come voce recitante, forse lui può daria. Oh, sì, sì, certo, chiamatelo subito. Calma, calma, signora mia. Adesso torni nella vostra camera e riposa un pochino il cervello. E il conte venga già in lista. E prima o poi verrà, se vorrà. In lista? E che signora? Dove accompagno nella vostra camera a riposare, che proprio ne dove tanto bisogno. Compagnia d'opera per le Smirne. Ma sei ricchissimo e ci farà tutto.
primo a saperlo e nessun altro a gara a saperlo. Ah, per quanto io sento siamo in due a saperlo e il signor Conte ha voluto fare pure a me la medesima confidenza. E il signor Conte sa che siamo amici e che io non voglio recitare senza di voi, per questo credo mi avrà fatto la stessa proposta e con la stessa segretezza. Ma vi ha detto almeno il signor Conte quale parte vi daranno? Ma non che sei dubbio, sono la prima a saperlo, dunque son parola di scegliere. Nessuno potrà levarmi la parte di prima donna. Signor Pasqualino, voi siete giovane, avete dei buoni acuti, un buon falsetto, potreste fare voi la parte di primo sopranista. Ma io sono tenore! Tenore, il mio ben! Ma mi preme che anche quando recitiamo facciamo l'amore insieme. E si recita con più piacere l'aria tenera quando la si applica secondo l'intenzione. E se chiese un'aria che dice coro per te, sospiro. E se la si dice con forza di cuore e il popolo conosce, grida e giubila bravi, bravi! Posso entrare? Ma chi è questa? Ma siete cieco sordo, fingete d'esserlo. Non conoscete Annina, la bolognese detta la mistocchina? Venga, venga la padrona di casa. Fingete di non conoscerla per darmi intendere che non ci andate da lei. Ricominciamo con questo ritornello. Non dite nulla del turco, eh? Serve della signora Tennina. Padrona mia, arriveri. Ma come state? Oh, per servirla, e come sta? La grazia del cielo. Oh, ai vostri comandi. Via, non la salutate? Siete ben poco civile. No, io l'ho già riverita. Maschera, te conoscimi? Cos'è? Arrossite! Dica, signora Annina, è molto che non viene da lei il signor Pasqualino? Oh, ma è un pazzo la mia cara Gioia. E poi, non occorre che facciate con me di queste scene. Se il signor Pasqualino è cosa vostra, per me, che ci venga o non ci venga è lo stesso. E poi, non temete, che presto, presto me ne andrò. A recitare? Oh, sì, può essere, così spero. E dove? Si può sapere? Dove non lo posso dire? Ma via, a me non può confidare liberamente. Io, è una recita che mi ha proprio. Ma non posso ancora parlare. Ma che sia qualche mistero? Ma la fare, sei incavolato. Ma finché la roba non sarà ordinata, ma ho preso l'impegno di piacere. Ma che crede che io sia? A Cerriera non lo sono e non lo sono mai stata. Via, si confidi con me, che anche a me do un segreto e vuole essere più interessante del suo suo. Ciao, davvero? Ciao, sì. Ma anch'io sono curiosa di sapere il vostro segreto. Ma via, ma vi voglio accontentare. Ma per verità, non parlatene con nessuno. Oh, ma le do la mia parola. Muto come i pesci della laguna. Dovete sapere che un turco è arrivato là. E questo turco vuol far compagnia. Ma lo sa anche lei, eh? Ok, anche voi lo sapete. Adesso lo so e come. Ne lo so anch'io. Oh, ma dica, si può sapere da chi l'ha saputo? Io non lo posso dire. Ma a voi chi l'ha detto? A me? Il conte Lasca? Ma fate più conto. Per me deve essere un signor conte Lasca. Me l'ha detto in confidenza. E con la massima segretezza. E con me ha fatto lo stesso. Bel protettore. Ma se il signor conte ha voluto fare voi due questa confidenza, può essere utile all'una e all'altra. In un dramma ci vuole la prima e la seconda donna, perciò potete essere tutte e due ugualmente impiegate. Bene, mi da prima e la seconda e saremo tutte e due contente. No, scusa signora, ma la prima? Ho da essere io? Per quale ragione, signora? Ma stimo il suo merito, ma nella professione con qualche credito e qualche anno più di lei. Sono 5 anni che recito come prima donna e una principiante non verrà certa a soverchiarmi. Una principiante? Sì. Ma con chi crede di parlare? Sono giovane più di lei, me ne vanto. Oh. Ma una come me, che legge e canta a prima vista, non si dice una principiante. Finora ho fatto solo da seconda per esercitarmi, per imparare l'azione. Ma d'ora innanzi non voglio far che da prima. Per queste preminenze, per queste pretese c'è sempre il diavolo nelle compagnie. Oh, signore mie carissime, pensate ad aver delle recite, a guadagnare denaro. Non
non siete ancora sicure di andare alle Smirne e ciascuna di voi pretende il posto di prima donna. Veramente, signor Pasqualino, è che avete proprio una gran premura verso di me. Mi consigliate che per un vile guadagno mi vada a farmi una triste figura? Ho parlato a tutte e due con uguale onestà e rispetto. Ma la giovane signora Nina vi renderà giustizia e vi cederà sicuramente il primo posto. Oh, io non cedo a nessuno. Nella cederò io. Vi voglio far contente. Mi rivolgo a un amico poeta che scrive drammi per musica. Farà un libretto apposta per voi, in cui avrete versi, arie e tanti movimenti uguali per ciascuna. Ed entrate in scena tutte e due in una volta. Servo di lor signori. Riverisco la bravissima signora Zuecchina, la bellissima signora Mistocchina. Annina è il mio nome. E mi mettiamo Tonina. Tutti abbiamo un soprannome. Io so che mi chiamano Cruscarello, quasi fossi la crusca del celebre castrato Farinelli. Ma parliamo d'altro. Donne mie, amico Pasqualino, avete recite, trattati, scritture, chiamate o siete qui in ozio, senza utile e senza speranza? Mi per la grazia del cielo non sto molto tempo senza impegni. A me di recite certo non me ne mancano. Io sono assai conosciuto e non rimarrò a lungo in ozio. Chiacchiere, discorsi vani, speranze in aria. In verità, figliuoli miei, mi fate tutti compassione. Agavevo un trattato che se riesce farà sospirare qualcuno. Oh, se riesce, mi fate ridere, se riesce. Ma siete sicuri, avete già firmato? Buon posto, buona paga, buone condizioni. Le condizioni sono buonissime. Presto si firmerà. Le cose sono così ben avviate che si può contare la cosa fatta. Ma quante volte poi le cose fatte si riducono al nulla. In verità le vostre speranze o sono mal fondate o sono di poco valore. Ma io sono vostro buon amico e vi voglio far del bene. Ma che bene! Una fortuna! Fortuna certa, stabile, straordinaria, zecchini a migliaia! Ma sentiamo se la cosa ci conviene! No, sentiamo, levateci la pelle! Caro amico, parlate, su! Sappiate, amici, che un turco... Carluccio vuole fare a questi poveri disperati. Ma come Dio mi avete fatto a sapere di questo turco? Il conte Lasca. Eccomi, chi mi domanda? Il meraviglio di voi viene a farmi una confidenza. Viene a propormi in segreto una recita e tutto il mondo lo sa. E voi? Se vi faccio una confidenza, andate subito a profanare il segreto. Bel segreto, siamo qui in quattro e tutti e quattro lo sanno. Ho inteso, ammettendovi al segreto, di non farlo sapere a nessuno. Vi è posto per tutti voi. Ma se vi ho detto di non dirlo a nessuno, ho inteso di non farlo sapere ad altri. Ma vedo che, come ne avete parlato tra di voi quattro, avrete fatto lo stesso con altri 10, 100. Per cui me ne lavo le mani. No, signor Conte, vada in collera. Non ho parlato con chi che sia, non ci abbandoni. Sentite, io sono buono per natura e posso anche perdonare una debolezza. Mi spiacerebbe che perdeste questa occasione unica, specialmente il povero Carluccio. Non dico che non andassi volentieri alle Smirne, se non altro per vedere quei posti nuovi, quei mustacchi, quei turbanti, ma in fin dei conti se cercano un buon sopranista non saprei dove potrebbero trovarne un altro migliore di me. Possibile che non vogliate mai moderare questa vostra presunzione? Ma su, smettetela con queste dispute inutili, che si
finisce qui. Ma parliamo di quello che ci prende. Il turco verrà certo da me. Ciao. Se il turco vuole sentirmi, ha da venire da me. Ho un gran bel clavicembalo. E poi c'è la mamma, mio fratello. Non voglio farmi sentire fuori casa. Oh, ma che maledetta superbia. Non la posso soffrire. Ho capito. Oh, ho capito. Sì, dico, fate ciò che volete, che poco o nulla mi importa. Oh, bella risposta. Brava, signora Nina, sostenete il vostro decoro così, va fatto. Il turco, se vuol sentirmi, deve venire anche da me. E anche da voi, signor Pasqualino. Oh, io non sono meno degli altri, eh. Padroni miei riveriti. Oh, venite, signor Nibbio. Riverisco, signor Nibbio. Come sta di salute il buon sensale dei musici abbandonati? Benissimo, pronto per tutti. Ed anche per il signor Carluccio, se ha bisogno di me. Oh, ma certamente. Voi siete quel grand'uomo che ha avuto l'onore di mettere per la prima volta sulla scena la mia persona. E sono sicuro di aver fatto io la vostra reputazione. Caro Nibbio, se vado all'Esmirne, ti voglio condurre con me. All'Esmirne? Voi vedete come il segreto è ben custodito. Chi è stato la bestia che ha parlato? Il signor Conte. Che impertinente! Via, quel che è fatto. Ora che la cosa si è sparsa, dobbiamo comunque trovarvi un vantaggio. Farò per tutti quello che potrò, ma io non ho l'autorità di firmare le scritture. Il turco mi ha dato facoltà di trattare, ma si è riservato l'autorità di concludere. Eh beh, il turco dovrà venire da me. Ma vuoi anche da me? Prima deve venire da me. O da me? Signori miei, il turco non vuol proprio andare a casa di nessuno. Chi vuole andare da lui è padrone di farlo. Chi non vuole che resti. A chi va non posso far altro che insegnargli la strada. Vi consiglio di andare tutti da lui. Ma se è una cosa terribile, una donna della mia sorte andare a casa di un impresario, ma per di più coi mostacchi. Non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Ma per me non so. Ma se ci andrò con la mamma e con mio fratello. Ma stai vuole scalzarmi? Basta! Signor Conte, e trattandosi di un turco che non sa le usanze, volesse che io ci vada? E se lei volesse favorire di accompagnarmi? Scusatemi, vi servirei volentieri, ma ora ho un affare di premura. Andate, andate, vi raggiungerò. Voglio farvi vedere in città una virtuosa di musica. Scommetto che se n'è andato per non pagare la gondola. Signor Pasqualino, vuole farmi il favore di venire con me? Volentieri, come sempre al suo servizio. Ma non vorrei che questo ci andasse prima di me. Signor Nibbio, vorrebbe favorire accompagnarmi subito. Andiamo, sono con voi. Scusi, signora Nina, ma come? Vuole andare dal turco senza mamma e fratello? E questa sembra mistica. E non le voglio rispondere. Ma se canteremo insieme, le farò mangiare l'aglio. Io rido di quei che s'affollano, come se loro mancasse da vivere. Io non cerco nessuno e chi mi vuole ha da venire da me. Ho buona gamba e spero di arrivare prima degli altri. Non si sentono cose che fanno inorridire? Quella presuntuosa Diannina mi tratta come se fossi una cantatrice da dozzina, mentre non sa che mi devo cantare a Rimini, a Senigallia, a Chioggia e alla Fiera del Rovigo, mentre Ea non sa far da nessuna parte. La prima sera la farò morire disperata, all'Esmirne farò la mia fortuna e quella del turco. Se mi dà una buona parte, sono donna riconoscente. Gli esibisco alloggio, tavola e qualcos'altro, a misura dei miei successi. Andiamo dunque dal turco, signor Pasqualino. Thank you.
Mi hanno parlato di lei e per il piacere di conoscerla sono venuto a riverirla. Tu, star uomo o star donna? Star uomo, padrone mio! Chi aver detto tu seder? Ma come? Ho da stare in piedi? Senti, vedo signore che lei non mi conosce. Io sono un cantatore virtuoso di musica e posso vantarmi di essere uno dei più famosi sopranisti dei nostri giorni. Vengo ad esibirmi per la vostra impresa non certo per necessità o interesse, ma per curiosità di vedere le Smirne. Smirne non aver bisogno di tua persona. Se tu voler andare a Turchia, io ti mandare a Costantinopoli, nel serraglio del Gran Sultano. Ma che fai nel serraglio? Custodir donne del Gran Sultano, Soliman Mustafa. Chi credete che io sia? Lo star tu è un Ugo. Mi meraviglio di voi! Non sono di quella razza io! La mia voce è argentina, ma recito e canto nelle parti da uomo! Star tu, cantatore! Ma chi poter pensare che Italia voler uomo come tu per cantar per donna? Turchia voler donna per donna? Tu non star voce da uomo, e io non star così bestia a voler cantatore che canta come canta! Ma come? Io sono un virtuoso celebre ed eccellente! Ho fatto tutti i primi teatri del mondo e ovunque ho cantato gli impresari hanno fatto guadagni immensi! Uno dei miei passaggi, un mio trillo, una mia semplice volatina basta abbasire l'uditorio! Ho 27 corde, tutte uguali! So tutti gli artifici musicali, posseggo la comica e recito da demonio! Vesto di un ottimo gusto! Correggo al maestro quel che non sanno e faccio soccorre da poeta e da maestro di musica. De tutte tue bravure, non mi importar un fico. Gran signore, ho veduto una signora salire le scale. Star cantatrice? Così credo. E come, come star? Non mi pare affatto male. Star sola? Ho veduto con lei un certo Nibbio. Oh, sì, sì, Nibbio, Nibbio star bravo. Eccola che viene. Signore, se lei vuole... Star giovine, star bellina. Vuole ascoltarmi, signore! Vai via, diavolo, tu! Serva sua, devo dirci. Ecco, signore lì, una signora gran virtuosa. Cantatrice. Sì, mio signore, per servirla. Seder presso di me. Con sua buona licenza. Lei seduta e io in piedi. Non soffrirò questa impertinenza. Chi aver detto tu seder? No! Ah. Dir tuo nome, bellina. Annina, tutta ai suoi comandi. Tuo paese? A Bologna. Mi piace tanto tua grazia bolognese. Per tutta sua bontà, mio gran signore. E brava come star bella. Oh, non sta a me dirlo. Ma il signor Nibbio mi conosce e sa se ho delle abilità. È una brava giovine, glielo assicuro. Oh, se star brava e star bella, far tutti innamorare. Sì, la signora Nina ha del merito. E quando lo dico io? Cosa entrarti a parlare? Effetto della sua gentilezza, mio caro signore. E quanto voler per tua paga? Mosso gli piace davvero. Voglio farmi pagare bene. Ma io sono giovane, modesta. Ma se si tratta di andare in un paese lontano, per mare poi, non ci verrò per meno di 500 zecchini. Oh, 500 zecchini? Ma io non ci vado per mille! A tu io non dar neppur 30 soldi. Raccomando a voi,
anni più. Questo turco gigante non conosce il merito. Ditemi voi chi sono, fate che mi prenda, fatemi pagar bene e vi darò il 12%. Già. Gran signore, se volete formare una compagnia a uso d'Italia che piaccia agli europei delle sbirne, dovete prendere un cantatore sopranista, ed uno migliore di questo. È difficile a trovarsi. Se cantator bisognare, tu trovar cantator che non cantare come donna. Mi scusi, i cantatori con voce virile si chiamano tenori e sono quelli che fanno le parti dei padri, da re, da tiranni. Ma per cantare l'amoroso e le arie patetiche ci va un sopranista. Oh, io non voler patetico, io voler musica allegra. Il sopranista è indispensabile. Maledetto sopranista, e maledetto tu ancora. Lo fermo o non lo fermo? Sì, fermare il tuo diavolo, tuo malanno. Bella cantarina, perdonar. Tenor sopranista, io non mi rompo il test. Oh, mio signore, non si scordi che mi prenda la sua salute. Oh, star buona, bolognesina, star buona. E quanto vorrebbe dar ad un musico della mia sorte? Andar via. Almeno 800 zecchini. Andar via. 800 non servono, voglio 1000 zecchini. Andar via! Va bene, accomoderò io la differenza, 100 più, 100 meno. Oh, andar via, maledetto! Voglio un appartamento, anche la carrozza e il libretto che più mi piace, e voglio... E se più voler, se più seccar, romper tua zucca con pico! Mia, tanti negozi, ma non intender non poter capir negozio per teatro. Oh, se cantatori star tutti come cantator che andar via, mi non aver testa per poter star saldo. Ma se uomo star insolente, femmina star buona, mi aver tanto piacer di mia cara. Non mi fa troppo finezza. Ma dica, mio gran signore, lei mi perdoni, ma se avrò l'onore di venire con lei, lo farò io da prima donna? Prima donna? Sì, il mio cuore tu star prima, come favorita in gran serraglio dei miei sultani. Se ti ma vuole... farò io la prima parte. Prima parte? Cosa sta la prima parte? Oh, beh, se in un'opera vada a essere due donne, vada a essere la prima e la seconda. E io le domando se sarò io la prima. Prima sta il miglior di seconda? Ma è sicuro? Oh, per tutto quello che ti voler. Obbligatissima, le sue grazie, mio gran signore. Ho fatto bene a venire per prima, l'ho preso in parola, sono sicura del primo posto. Mia carina. Mio bellina, che sta tanto buonina, dar a me tua bianca manina. Ma questo poi, non mi perdoni. E perché non vuole andare tua manina? Tutto il mondo avrebbe detto che virtuose star buone. Ma crederò, mio signore, vi sono quelle che prima che l'opera vada in scena sono graziose e sono gentili con l'impresario per obbligarlo a dar loro più miglior pago o fare loro un bell'abito. E poi... quando iniziano a recitare, da un calcio all'impresario, lo si dà al cantatore o al ballerino. Io invece sono sempre stata modesta. Ho sempre preferito l'impresario, modestamente. E sarò sempre sua buona amica, salva l'onestà e la modestia. Oh, star turco, e non intende troppo tutte te sto parole. E voglio dire... Oh, tanto la manina e dir tutto quello che ti voler. Ma, gran signor... Che voler tu? Un cantatore, te lo... Oh, mandar via. C'è una donna con lui. Donna? Donna venir. Quando è in collera, una donna lo canta. Ma ci scommetto. Ci scommetto che la tonina. Tua mano me non voler dar? Ma non vorrei
far pezzo da 60. Logo Dintoni, ma se venuta prima da altri. Padron mio, riverito. E tu, chi star? Tonina, cantatrice virtuosa di musica. Per servirla. E io, signor? E di ti non domandar. Tonina, virtuosa, sentar qui presso di me. Oh, grazie della sua gentilezza. Signor Pasqualino, con gran licenza di questo gran signor, si sedete anche voi. Cosa voler tu qui? Ah, io sono venuto con lei. Cos'è entrato tua persona? Per non venire qui da sola, mi sono fatta accompagnare da lui. Ma sei un tenore e canta alla perfezione. Sua figura non star cattiva, ma se saper ben cantare, perché tenor non poter far per sopranista? E chi ha detto che non si può fare? Oh, star Nibio che per forza voler io prender maledetto sopranista. Oh, il Nibio non sa quel che si dice. E le giuro che un tenore di questa sorte è meglio di tutti i sopranisti del mondo. Oh, Nibio sa furbo, star parabutto, voler me per suo interesse ingannare. Amica, vuole condurre il suo favorito. Oh, dir tu. Quanto voler? Ah, signore, io sono modesto, però per 400 zecchini. Sopranista, voler 1000, tenor 400. Al diavolo io mandar sopranista. E ti, quanto mi dimandare? Tutto quello che la vuole. So che vostra signoria è un galantuomo. E mi piace la sua fisionomia. E per lei canterei come si suol dire. Arrivederci. Tonina, star generosa. Tuo discorso tanto obbligare che ideali tu non aver lamentare. Buona pure, quella può fare tutto ciò che vuole. Oh, star furba bolognesa. È la prima volta che ho l'onore di vederla. Ma mi ho proprio una simpatia. Oh, star tutte e due belline, tutte e due graziosine. Ma anch'io, subito che l'ho visto, mi è piaciuto. Star furbe, e io prometter voler per mie virtuose favorite. Ah, bene, mi da prima e a da seconda. Ma può darmi, signora mia, la parte di prima, il gran signore lì l'ha già promessa a me. L'ha promessa a lei? Non saper cosa aver promesso. Ma star prima o star seconda, non sta lì stesso. Signor, no, o la prima o niente. Ah, maledetto puntiglio, si vuol precipitare, vuol precipitare anche me. Ma se paga stare stessa, cosa star vostra pretensione? Non mi importa della paga, mi importa dell'onore. Dell'onore? Dir tu, seconda parte, star da briccona? Ah, no, signore, anzi, alle volte la seconda è meglio della prima. Dunque, star prima o star seconda, star indifferente. O la prima o niente. O la prima o la ringrazio. Via, se ben mi voler. Ma la mia reputazione. Ma se aver stima per me. Sono quella che io sono. Nemmeno per 1000 doppie. Nemmeno se mi facessero regina. Non lo farò mai. Non io, mai, mai. No, no. E io tutte e due al diavolo mandarò. Gran signor, un'altra visita. Star stufo. Un'altra donna. Detto non voler più donne. Dirò dunque che se ne vada. Fermare, fermare, sentire. Chi star? Credo che sia un'altra virtuosa di canto. Oh, star sazio di virtuose. Donne virtuose più non voler. Ascoltare, star bella. Oh, è molto graziosa. Ah, far venire, far venire. Vado a introdurla, con permesso. Oh, state attenta, pensateci bene. Se un'altra si presenta, non tornerà più il conto. Lasciatemi fare, sono il mio merito e non ho paura.
Ecco la virtuosissima signora Lucrezia. Servo umilissima del gran signora lì. Il signor Conte Lasca mi ha detto che lei è così garbato che mai mi sarei permessa che lei venisse a accomodarsi per rivenirmi a casa mia. Perdoni l'ardire, ho preso animo io di venire per conoscerla e ringraziarla dell'onore che ella vuol fare alla nostra musica, volendola portare al di là del mare, alle favolose Smirne. La parla come un libro stampato, ma mi fa vomitare con queste affettazioni. Oh, che signora compita, può dica quello che vuole, io da qui non mi smuovo. Oh, guardate come il turco la guarda! Bel discorso, bella fisionomia. Favorire di sedere? Se così comanda. Ma non è dovere, se il padrone di casa sta in piedi, far conversazione con lui da seduti. Oh, no, no, stare a pezzo in Turchia, settare su sofà e cuscini, stare in piedi e conversare volentieri con tal graziosa civiltà di bellezza. Vostro nome? Lucrezia, per seduta. Star cantatrice? Sì, signore. Per obbedirla. Star professione medesima a tutte queste persone. Umilissima serva di queste signore, un riverente mi inchino. Ma come? Perché ognuno mi sdegni? Ha ragione, signore. Sconosciuta, senza merito alcuno, e povera di virtù come sono, non merito da persone di rango un trattamento migliore. Questa pare non aver catarlo di voler far prima donna. Sentite come ci corbella. Che importa, non è Dio quel gusto di accorgerci della sua ironia. Ah, le fiorentine per accortezza non la cedono a nessuno. Molto mi piacer tua modestia. Smirne voler venir? Se ne fossi degna. E quanto voler per tua paga? Oh, di questo ne parleremo poi. Favorisca dirmi prima in qual parte ci verrei. Oh, per musica venir. Oh, per musica, capisco, ma vi domando perdono se avete fermato qualche altra virtuosa prima di me. Bramo sapere qual parte mi sarà destinata. Oh, tu meritar parla prima, ma donne non trovar che voler far per seconda. Tu che parlar con me tanto modesta, spero che seconda parte vorrei fare. Caro signora lì, lei mi onora in ogni maniera. Per me non ho pretese e non sono soggetta all'orgoglio. Tutte le parti per me sono buone, ma mi spiace per il mio maestro. Ne va della sua stima se si sa che io non recito da prima donna. E che direbbe la mia patria? E che direbbero i miei parenti, i miei amici, i miei protettori? Sarebbero tutti sconcertati, offesi, incolleriti per questa mia compiacenza. Queste signore medesime che mi ascoltano e sorridono tra di loro, che cosa penserebbero di me se io condiscendessi a una tale viltà? Gradisco la vostra offerta, ma vi parlo schietto. Se avrò l'onore di servirla, o prima donna, o niente. Che avete sentito il sermone? Che avete ammirato la sua gran modestia? Beh, signor impresario, siamo tutte compagne. Lei ha inteso i miei sentimenti. Allora, ti riverita. Riverisco il signor Ali. Se ha bisogno di me. Anda, diavolo, non mi seccare, maledetto. Oh, è rimasto basito come una statua. Non ardisco parlargli.
Santo Signore. Che tu volevi? Il signor Livio. Sono qui venuto. Andà al diavolo, ancor tu, maledetto. Tu aver messo mia testa a far opera smirne. Aver scritto, aver ordinato per teatro. Amici, aspettar opera smirne. Ma dicono tuomo, vuole spendere, vuole far tutto far bene e non trovare donna che vuole far per seconda. Non ci pensate, non vi mettete pena. Non c'è altra abbondanza al mondo che di donne di teatro. Ne troveremo da seconda, da terza e da ultima parte. O se no, faccia fare un libretto per donna sola. Si lasci servire. Ho provveduto anche un poeta che metterà le parole nuove sotto i libretti vecchi. E metterà le parole nuove sotto i libretti vecchi. Oppure... No, ma che imbroglio sta questo? Niente capire! E ho al talento di mettere le parole nuove sotto la musica, in modo che nessuno se ne accorga. E poi... ci sta un bravo pittore da teatro per far scene, e con lui tutti i suoi operai, tutti i suoi scolari, sono già qui fuori, li senti? Quanta gente venire! Il capo dell'illuminazione, il capo delle comparse con 32 compagni, 3 portinari, il paggio per sostenere la coda delle donne, un bravo suggeritore, 2 per dispensare i biglietti, quelli che assistono ai palchetti, quello che sa far da orso, quello che sa far da leone e quell'altro forte e robusto che sa battere le mani. Condur smirne tutta questa canaglia? Tutte persone necessarie. Mangiare impresa e impresario. Tu, senz'al maledetto, voler allì precipitar. Ma se impresa mal riuscir, uomo d'onor, tu, io, far impalar. Vorrei pure questo. Qual pericolo mi espongo? Questo è il mio mestiere. In caso di disgrazia farò come fanno tanti altri. Terrò la cassa e al primo buon vento mi imbarcherò per l'Italia. Verrà un signore lì, una signora desidera di venire. Detto non voler più virtuose. Questa dice di essere un'attrice e non una virtuosa cantatrice. Attrice? Che voler dire? Che in teatro dice solo parole appassionate senza mai cantare. Che star? È Dina de Cavalieri, napoletana, e dice di già conoscervi, signore. Come? Conoscervi? Ma chi mai può dare essere? E come... come star? Oh, è graziosissima e pare molto, molto appassionata. E non solo con le parole, cerca qui il suo cavalier perduto. Che? Qui? Star forse io un cavaliero? Così la signora par che intenda. Ma se star graziosina però è appassionata, far venire e per l'ultima volta io provar. Ma se voler parte prima donna come altre, io... bastonar! Eppure te io bastonar! No, signore, non sarà necessario! Finalmente vi ho ritrovato! Come? Che tu dire? Io non conosco! Ma voi, proprio voi! Mio bel cavaliere, mio bel! Ma come vi siete ben travestito? Mascherato da carnevale, do gran signore orientale. Ma non mi ingannate, non mi ingannate. E di certo non avrete scordato le nostre cavalcate. Notte e dì, è una tanta passione. Oh, io non conosco che passione per cavalle del gran sultano, del suo personal serraglio. Ma se ti non voler cantar o fare attrice e con me voler cavalcar. Sì, sì, per voi tutta pronta, mio bel cavaliere mascherato. E allora io pronto ti scritturar subito come mia favorita e portar con me a Smirne, beh, a cavalcar per me e per Gran Sultan. Per voi è tutto disposta, io ho ritrovato amore. Allora ti... tanto graziosina, dare lì tua manina, che
tanto, Bonina, e andare a far cavalcatina. Anch'io con voi dal turco, ma ho saputo tutto quello che è successo. È la ridicola pretesa delle altre due donne. E vi do ragione di aver voluto sostenere la vostra scelta. Lasciamo da parte le fanfaluche e discorriamo sul sodo. Sarò io la prima donna? Sì! Ve lo prometto. E con quale certezza? Nome Corbelli? Dopo che avete lasciato il turco, sono giunto da lui e lo trovo in un'agitazione grandissima. Nibio gli aveva scaldato la testa conducendogli un esercito di mangiapane. Ora sereno e mi impegno a interessarmi all'impresa in sua vece. Così gli pare di aver trovato in me l'aiuto del cielo. Si fida, mi si raccomanda e aderendo ai miei consigli e alle mie premure, mi incarica di trattare io la faccenda con tutte le donne. Verranno qui a sentire le mie scelte. Come? Verranno qui la signora Nina e la signora Tonina? Casa mia? Cara Lucrezia, siamo in una gran locanda a cui tutti possono liberamente venire. Poi è il luogo migliore per trattare di queste cose. Vi assicuro che staranno in cervello. Mi conoscono bene e sanno che dove sono io non si fa il bell'umore. Non vengono per fare conversazione, vengono per affari. Ho già loro parlato, vedrete che li tratteranno con tutta la possibile civiltà. E poi ormai scelgo io come prima donna. Padrona mia, riverita. Salva sua devotissima per obbedirla. Brave signore mie, avrò piacere che siate buone amiche e compagne. Oh. Per me è una fortuna se avessi il bell'onore di essere in compagnia di questa signora che sei tanto buona di cuore. Potrei chiamarvi io fortunata di vivere con una persona sì amabile e gentile. L'avete osservato questa mattina dal turco quell'altra virtuosa, la Mistocchina? E che vuol dire Mistocchina? A Bologna chiamano Mistocchine certe schiacciate fatte le farine delle castagne. Le hanno dato un soprannome che conviene alla sua patria e alle sue abilità. Sono più di 12 anni che impara la musica e non sa ancora solfeggiare. Non unisce la voce, non intona una nota, strilla, semaglia le parole e 100 altri difetti. Ora comincia il buono della conversazione. E voi volevate mettermi a recitare con questa? Temeraria, signora mia, ma proprio voi, che oltre il merito del canto e del sapere, avete dell'azione, del movimento.
Credo che per recitare non ci sia una vostra uguale. Se si scalda qui nella conversazione, figuriamoci che cosa mai farà in teatro. Si può corbellarla di me. Ma guarda, sei intelligente. No, ecco la bolognese. Oh, è una superba, un'impertinente. Non la posso soffrire. Oh, brava signora Nina. Eravamo impazienti di rivederla. Ma davvero? Finora abbiamo parlato solo di voi. Ma che cosa possono aver mai detto? Vabbè, quel che vi meritate. Quel che vi conviene. E io ne sono testimonio. Oh, io non merito di queste finezze. Loro sono virtuose e io non sono che un ignorante. Oh, via, via, troppa modestia. Ma dica, signor Conte, ma lui cosa vi ha veduto? Il turco? Parlate del turco? Qui non è ancora comparso. Ha lasciato me l'incarico di trattare con voi a mia scelta. Può darsi che venga tra un po'. Ma dica, signor Conte, ma cosa dobbiamo fare le tre donne? Io non voglio far niente di nessuno. Ma come? Shh, silenzio. Ecco il signor Ali. Viene per merito mio e ve lo dico chiaro, signore. Se fra voi nascono dei nuovi puntigli, lo faccio andare via e saluto alle sbirre. Non se ne parla più. La prima di voi che si lamenta e strepita sarà esclusa da questa impresa. Se non è bugiardo, io devo essere la prima donna. Converrà piacere rassegnarsi. Mi preme troppo di andare alle sbirre. Venite, venite, vi riverisco, signora Lì. E riverisco anche voi, signora Tina. Già ci conosciamo. Tranquilla, la signora Tina non è cantatrice, è attrice di prosa, ma ora fa da segretaria a tutto fare al signor Ali. È pronta ad andare scritturata con lui in Turchia per far da favorita del gran sultano Soliman Mustafa. Star tutto fatto? Fatto un bel niente. Ho piacere che siate anche voi presenti al contratto. Ecco qui, queste signore desiderano tutte e tre di venire con voi alle sbirre e ciascuna ha il suo proprio merito. Bastar tre, troppe. State tranquillo, senza crescere la spesa vi può essere spazio per tutte e tre. Ma se fa tanto diavolo per prima e seconda parte, e cosa fanno per terza? Non ci pensate, se il libretto lo chiede la terza parte può impiegarsi per una terza donna. E quando non ce n'è bisogno che di due, la terza farà il paggio in abito da uomo. Oh, io non dicevo, neanche a me, sicuro. Siete! Oh, io non parlo. Conte, star tu patron. Care signore, noi vogliamo per prima donna quella che ci pare e piace. Chi non si contenta può andarsene, chi si rassegna invece non avrà da pentirsene. Bravo Conte, tu star bravo, io non parlare. Che la signora Tonina, che la signora Nina abbiano dunque pazienza per questa volta. Noi abbiamo destinato il posto di prima donna alla signora Lucrezia. Oh, a me, cosa soffrire questo torto? Io ho detto cere senza lamentarmi. Ho tacere o andar via? Ma parli lei, la signora Lì. Ma che rendo giustizia. Oh, non parlare con me, contesta il padron, contesta impresario, benedetto star conte. Io accomodo le cose facilmente. Su via, signora Crezzina, faccia al signora Lì il suo complimento. Ringrazio il signor impresario e il signor mediatore, ma mi favorisca in grazia quale sarà il mio onorario. Oh, conte, conte parlar. Quanto vorrebbe la signora Crezzina? Oh, vede bene. Parlate liberamente, Crezzina. A una prima donna, a una virtuosa della mia sorte, trattandosi di andare alle Smirne. Coraggio. E vuol darmi meno di 600 zecchini? Il signor Alino ne vuol dare che 400, vero, signora Tina? Oh, sì, è così abbiamo deciso. Ma scusi, signora, con questa parte... Basta così. Contentatevi, Crezzina. La signora Tonina quanto chiederebbe se dovesse fare da prima donna? Oh, per prima parte? Non sono interessata, ma se lo fossi, mi contenterei. Si tratta di una generosità. Sono capace anch'io. Ed accetti 400 zecchini. Questa è fatta. Bravo con te, tu star bravo.
La signora Tonina, quanto domanda per il posto di seconda donna? Ma io, signor Conte? Ora non parlo con voi, verrà la vostra volta. Ma mi destina dunque? Ho pacere o partire? Allora, signora Tonina? Per seconda parte, direi almeno... almeno... Vi comodano 200 zecchini? Vabbè, non posso, non posso. E voi, signora Tonina? Aspetti. Viaggi pagati... all'otto? Oh, questo è per tutti. Li accettate? Li accetto. Bravo, Conte, tu stai bravo. Bene far coppia con mia favorita segretaria. Ma solo per affari, State tranquillo. Tocca a voi, signora Nina. Come terza donna. E per ultima parte, se occorre. Una virtuosa della mia sorte. Ne ho 10 che mi pregano. Ma quanto mi vuol dare? 100 zecchini. Una donna del mio merito. O dentro o fuori. Pazienza, le accetterò. Tutto è fatto, tutto è concluso. Bravo Conte, tu meritar far pascià, far visir. Se venir Smirne, te prometterò favorita. Signora Beltramima! Ai suoi comandi, signor Conte. Oh, riferisco al signore e le signore e la signora Tina. Mi sei tornata in senno. Finalmente da trovare il suo cavaliere. Beltramima, prepari carta, penna e calamaio, faremo le scritture. Subito, signor. E quando sarà la nostra partenza? Dite voi, signora lì, quando credete di dover partire? Nave star vela, mia bonina segretaria, domattina voler lasciar Venezia. Se tutta compagnia voler partir, venir domattina mia locanda, buona ora. Portar tutta roba per imbarcar Peota, andar a bordo e aspettar buon vento. Avete capito? Se volete partire vi aspetto domani all'alba. Ecco Beltramima con tutta l'occorrente. Favorisca al signora prima donna. Andiamo a sottoscrivere la scrittura. Reunirò le altre e gliele porterò domattina prima di partire.
signora Lee. Domattina per tempo sarò qui col mio equipaggiamento. Stia bene, dorma bene e mi raccomando, ci faccia trovare pronta la colazione. Lei avrà certamente del buon vino di Cipro. Me ne faccia trovare una bottiglietta. Con dei biscotti. Con loro permesso? Vado in camera a spogliarmi perché l'ora mi è in tarda. Se vogliono restare, sono padroni, li lascio liberi. Serva sua, signora Lì. Domattina di buon'ora sarò da lei. Signor Conte, serva umilissima. Ah, signora Lì, che si è addetto a gloria mia. La sua compagnia non sta male in donne, e grazie alla sua sorelle favorita mi ha avuta d'un prezzo. Conte, io aver paura che tu, per bella donna, me voler traporare. Ma che maniera! Ma e questo è grazie per quel che ho fatto per lei? Combattere, conte mio, non saper, non aver più testa. Signori, un'ottima nuova. Ho fermato il primo sopranista, il signor Carluccio, per 600 zecchini ed un secondo per 200. Ma mi pagano un poco troppo, per tutti e due, signora Lì, Signor Livio, chi avete fermato per secondo? Un certo Sgarganello. Sgarganello, quello sbagliato. Signore, non lo prenda, che è una caricatura capace di mettere l'opera in ridicolo. È certo migliore del Carluccio che lei protegge. No, cantatori sopranisti, non voler, non voler. La scrittura è firmata, non vi è più rimedio. E ho scritturato anche i due cantatori tenori. Il primo mi pare che lei già conosca, è Pasqualino, l'amoroso della signora Tognina. Ma senza che noi ne sapessimo nulla! Se domani si parte, non si poteva rimandare. Non avete del tutto torto, signor Livio. E ho fermato anche tutti quegli operai che il signor Lì ha sentito vociare fuori dalla sua camera d'albergo. E tutti? E quanti star? Ho fatto il conto, saremo in tutto 70 persone. Sciama il campanò! E tutti, prima di partire, chiedono quattrini in acconto. E quanto vogliono? Su per giù 500 zecchini. Dica quello che vuole. 100 per me e gli altri spartiti fra questa povera gente. Mandare 500 diavoli che portare tu a malora. Venir, via Bonina. Tornar, gran locanda. Andar via, veder domattina. Che imbroglio, che impiccio, che impegno della malora è quello di un impresario. Io pratico i teatri, conosco e frequento attrici, cantatori, virtuose, virtuose, ma non mi ha mai preso voglia di mettermi alla testa di un'impresa di teatro. Poveri impresari, fanno fatiche immense. E poi che succede? L'opera in terra per l'impresario. Fallito. Thank you.
Marco, si è svegliato? È sveglio, ed è uscito svelto di casa con la signora Tina, la sua favorita, e il conte Lasca. Portami il cioccolato con del pane arrostito. E dove vuole che lo prenda? Come? Non c'è il cioccolato? L'impresario non ce l'ha preparato? Vai a prenderlo alla bottega. E chi pagherà? Ma l'impresario, è ovvio. Ma il signora lì non mi ha dato questi ordini. E allora pagherò io. È ancora di buon'ora e la bottega è chiusa. Quando aprirà farò venire il garzone. Ma io non posso aspettare. Sono di stomaco delicato e sono venuto qua di buon'ora da quest'asino di un impresario. Su, vai a guardare se c'è qualcosa nella tua osteria. Signore, questa non è un'osteria, è una gran locanda. Oh, maledette siano le locande e le locandiere. Fanno le altezzose e non vogliono che si dica osteria. Portami da mangiare. Non so cosa darle e non le porterò proprio niente. Oh, maledetta, ti do un calcio dal frustino sulle gambe. Mi fa proprio ridere. Che cosa se ne fa del frustino e degli stivali in nave? Animalaccia, i pari miei non viaggiano senza stivali. Ecco il frustino, terrò i marinai svegli. Stia attento che se farà il pazzo la getteranno in mare. Asina! Oh, la smetta di strapazzarmi, che è conciato con me a battere lei al chiaro di luna, mi parrebbe di battere un sacco. Oh, amica mia, per carità, portatemi qualche cosa. Non so cosa darle, non ne porterò proprio niente. Accidenti, vai a controllare nella tua locanda, insomma. Ah, se fate così, cambia tutto. E che cosa mi porterete? Un bicchiere d'acqua tiepida. Oh, dell'acqua! Ad un par mio! Un bel bicchiere d'acqua, pulisce dentro o pulisce fuori. Non ho altro da darle. Se vuole, si accomodi, altrimenti lo butti. Arrivederci. Ma dove diavolo si sarà cacciato quell'animale di un nicchio? Scommetto che è andato a far la corte a qualche virtuosa. E invece di venire da me, invece di portarmi il mio primo acconto, come mi ha promesso. Sono uscito di casa, che è ancora notte, per evitare la folla dei creditori. Ormai alpeggia. Nibio non compare. E doveva trovarsi qui, prima degli altri. Ma ecco che arriva la Bolognese. Ma chi diavolo è quella gente che viene con lei? Ma quanto vedo sono io la prima. Forse sarei rimasta in letto ancora un'oretta. Ma se già ci sono io, che sono il primo sopranista, ci potete essere anche voi. Ma dove sono quelle due sguaiate che non arrivano? Mo si staranno mettendo di certo in bellezza. Mo sono una bestia, devo fare aspettare, non ho nemmeno fatto la comitiva. Così è vero che voi avete l'ultima parte? Ne parleremo. Finora ho dovuto ingoiare l'amara pillola, ma quando saremo di là dal mare, vedranno chi è la Nina Bolognese. Eccomi! Ma dove sei, la nostrissima prima donna? Sono stata ben pazza a venire prima di lei. Quella gran signora vuol farsi aspettare. E dove sei, Livio? E il turco? E i quattrini, dove sono i quattrini? L'impresario non c'è, oh. E il mezzano non si vede. Ok, indegni, per la gran paga che ci danno non mi hanno neppure mandato la gondola. Per venire qui ho dovuto spendere 30 soldi del mio. Ma così è vero che voi avete la seconda parte? Che ne dite? Questo è il conto che si paga oggi del merito. Quell'impresario selvatico e quel caro signor Conte Lasca mi hanno fatto questo torto per causa di quella sguaiata. Ma per l'acqua c'è da pagare, la fiorentina. Sì, per quella gioia. Ma mi viene voglia di stracciare la scrittura. Ma non temete niente, troverò io la maniera di un
umiliarla e di escluderla. Sono il primo sovranista e voglio la prima donna a modo mio. Oh, caro amico, vi consiglio per ora di non far rumori. Oh, come c'entrate voi nelle mie pretese? Siete forse geloso? Oh, questa è bella! Voi volete fare un lavoro in casa, mentre io la voglio far sulla scena. Ah, signor sì, vogliamo fare quel che vogliamo. Oh, sono stanco di tenere questi impicci nelle mie mani. Guardate, animalaccio. Avanti, signor Pasqualino, raccogliete tutte queste scatole. Ma sono stanco e ristucco, ve l'ho detto. Allora, signor Carluccio, raccogliete voi tutte queste scatole. Oh, io no. Oh, no? Vi meravigliate? Ah, con tutte quelle volte che siete venuti a mangiare a casa mia. Oh. Oh, avanti, qualcuno di voi, raccogliete queste scatole. Ma fatevi servire dal vostro servitore. Ah, oh, indegni quanti siete. Ma quando saremo alle sbirne, vedrete. Oh, vedrete. Oh, ecco, ecco la Fiorentina. La prima donna. Allora, sei ben stuccata, sei ben bellettata. Serva di lor signori. Perdonino di grazia, mi hanno forse aspettato. Ma niente, voi siete la mia principessa, la mia regina, voi siete la prima donna. Sì, sì. E potete farmi aspettare. Sì, sì, la prima donna, ma quando saremo alle Smirne? Il pappagallo! La tata! L'impresario? Dov'è? Il turco è uscito e non è ancora tornato. Oh, e come mai farmi venire qui ad aspettarlo? Prima di partire voglio sapere quale sarà la mia camera nella nave. Oh, gli avrò prenotato un bastimento apposta? Una nave da guerra! Per me voglio la camera del capitano! E mi contento di dividerla con voi. Oh, sì, sì. Sarà bene che noi siamo vicini. Ma certamente. Voi siete la mia dea, la mia principessa. Noi dobbiamo star lontani dalla turba volgare. Ma come? Davvero? Ma non dubitate. Ma parlate voi sul sonno? Non temete, sono per voi. Tutte queste virtuose sono incantate dal mio mento e dalla mia bellezza. Oh, signor Nibbio, quattrini! Oh, il mio accanto! Sei il padron mio! I denari che mi avete promesso! Vi aspettate in vano? Dove sono i quattrini? Via, non mi mangiate. Quattrini se non me ne danno non le posso dare. Aspettate l'impresario e darà tutti quello che ha promesso. E dove diavolo è andato? È stato visto col conte Lasca e con la sua segretaria. Tra poco possono tornare. Credo che siano andati dal banchiere a prendere il denaro. A quest'ora? No, questa è un'impertinenza! Chiami lor signori! Dov'è il turco? Dov'è quella bestia di Ali? Ma viene o non viene? Si batte o non si batte? Mi rallegro di vedere tutta questa bella compagnia pronta, unita, raccolta, così di buon'ora. Il signor impresario saluta tutti, fa il suo complimento a tutti e gli ha dato questa borsa con 2000 ducati perché io li divida fra tutti in proporzione. Spero che ognuno sia contento. Oh! Piano, piano, signori, prima devo informarvi. Il signor impresario, stordito, affaticato, rattristato dai cantatori, dai virtuosi, dal sensale, dagli operai, la notte scorsa non ha potuto dormire e perciò si è preso consolazione con la segretaria. Così, vegliando e ripensando, ha deciso di sacrificare le spese che ha fatto fare alle Smirne. Manda questi 2000 ducati in regalo alla compagnia e, approfittando del vento favorevole, è partito per le Smirne, accompagnato dalla sua nuova favorita, la signora Tina. Ah, maledetto impresario! Ma che cosa mi tocca sentire? Piantar così una donna della mia sorte! Diavolo del turco! Presto, signor conte, cominci a dividere i 2000 ducati. 500 a me! Si ricordi che tutti quanti ci dobbiamo bagnare la bocca, eh? Figlioli miei! Di questo denaro, se diviso in tanti, poco a ciascuno potrà toccare. Sentite la mia proposta. Lo terrò io.
in deposito. Ci servirà di fondo. Voi farete una società e si farà un'opera di quelle che si dicono a carato. Cioè, se l'opera andrà bene, dividerete equamente il guadagno. Se andrà male, spero non ci rimettiate del vostro. Io ci sono. E basto io solo per la fortuna di questa impresa. Oh, io sono la prima donna. Ah, se siamo a carato, mi sono la più anziana e mi goda essere la prima donna. Ma adesso non siamo le smirne e le cose non devono andare così. Insomma, basta con tutte le gare e le differenze. Che la compagnia resti come già stata stabilita. Se così non ci si accorda, che la società sia disfatta. E come ebbi dal turco l'arbitrio di disporre di questo denaro a modo mio, ne farò l'uso che mi farà in favore di chi sarà più docile. Per me io mi rimetto al signor Conte. Ah, mi non guasto. Non voglio che si dica che sono difficile. Oh, io mi rimetto alla cognizione e alla bontà del signor Conte. E voi mi conoscete e mi raccomando alla vostra protezione. Ne so che manterrete le promesse con uno del par mio. Farò io da direttore, se vi contentate. Così mi piace, così va bene. Spero che starete in pace e che tutti contribuirete per il comune interesse. E questa è la differenza che passa fra un teatro accarato o amatoriale, se volete, e quello di un impresario o professionale, se volete. Sotto di uno che paga tutti sono arditi, pretenziosi, superbi. Quando l'impresa è dei cantatori o degli attori, tutti sono umili, rassegnati e faticano volentieri. La signora Lucrezia, a sé, la mia buona amica. Oh sì, ecco, un bacio. Un bacio. Oh, non ci sarà che dire tra noi. Un bacio. Un bacio. Un bacio, un bacio. E vivremo in pace. Ma sarà proprio così? Sarà poi vero? Quanto durerà? Se durerà. Gentile pubblico, a voi resterà l'ultimo giudizio. L'impresario delle smirne è comunque una buona lezione per tutti quelli che vogliono intraprendere imprese di teatro. Difficili, laboriose e per di più rovinose.
e ringraziamo chi era fuori, quindi la nostra regista Simone.